Tradizionale concerto di passione nella chiesa del Carmine di Taranto per iniziativa dell'omonima Arciconfraternita, quest'anno con una significativa novità, come spiegano il padre spirituale Monsignor Marco Gerardo e il priore Antonello Papalia. Il tradizionale concerto di Quaresima della Confraternita del Carmine quest'anno ci fa gustare la tradizionale Via Crucis che ogni domenica di Quaresima preghiamo, ma in una forma antica, cioè con il canto non del coro ma di solisti. In questo modo rivisitiamo una pagina della nostra storia in quel costante contatto che in questi anni abbiamo voluto compiere tra la tradizione e la innovazione, conoscere il nostro passato per meglio veicolarlo nel nostro presente e così garantire un futuro roseo ai nostri riti della Settimana Santa. È un concerto particolare di musica e testi che conosciamo benissimo, che ci accompagnano per tutta la Quaresima nel percorso dei 40 giorni e che stasera abbiamo la possibilità di ascoltare in forma diversa. Quindi un evento particolare, straordinario, che ha consentito ai confratelli, ai tarantini e agli amanti di queste tradizioni un ascolto diverso dal solito. E Paolo Ruta dell'Associazione Amici della Musica spiega i contenuti tecnici dell'evento culturale. Il concerto di questa sera prevede la prima esecuzione della revisione e trascrizione curata da un giovane organista e musicista tarantino, Fabio Anti, e ha recuperato la Via Crucis, quella famosa scritta da padre Serafino Marinosci su testi di Metastasio. Verrà eseguita nella prima edizione, cioè quella scritta per organo, due tenori e un baritono, quindi veramente la riscoperta e il recupero di un patrimonio musicale e culturale che appartiene alla nostra terra e alle nostre tradizioni.